Io ho iniziato a fare teatro ragazzi perché in realtà non ho mai smesso di giocare. Ho continuato a giocare facendo spettacoli per ragazzi, facendo spettacoli per adulti, poi a un certo punto sono successi alcuni incontri, un viaggio in particolare in un luogo dove era appena finita una guerra, da poco. I ragazzi, entrando tra le prime case della periferia, iniziarono a vedere i primi segni della guerra, come delle grandi unghiate che spezzavano le facciate delle case e ti facevano vedere quello che c'era dentro. Questa esperienza a Sarajevo 1996 mi ha lasciato un'impressione forte, ovviamente, un'esperienza di vita. E quando sono tornato a casa ho avuto bisogno di mettere un po' ordine in questa esperienza. E lì al centro c'era la via principale con tutti i chioschi che vendevano souvenir, frutta, e, che di solito era così animata, piena di gente. I colori c'erano ancora, ma la gente non c'era più. E lì mi è tornato in mente una cosa che diceva Bruno Munari: quando non capisci bene una cosa, prova a raccontarla a un bambino. I ragazzi, girato l'angolo, arrivarono alla piazza del mercato della frutta della città, dove c'erano ancora le bancarelle che però si appoggiavano l'una all'altra, come le pecore quando c'è troppo sole o quando arriva il temporale. E allora, dopo un incontro con Giacomo Verde, che stava facendo degli esperimenti di uso del video con i bambini, con la telecamera fissa, usando il macro, giocando con degli oggetti sotto lo sguardo della telecamera, insieme con Paola, con Giacomo Verde, ci siamo messi a costruire uno spettacolo che raccontasse ai bambini come finisce una guerra. I ragazzi iniziarono a salire lungo la collina dove c'era il parco verde dove i genitori li portavano a fare le passeggiate quando erano più piccoli, e camminando lungo i vialetti i ragazzi incontrarono il parco che era diventato il grande cimitero di guerra della città. E continuarono a camminare per il parco cimitero, senza più parlare. Finché scese la notte e arrivarono le stelle. E i ragazzi si stesero lì sull'erba tra le tombe a guardare le stelle. E si addormentarono e non sognarono altro quella notte che le stelle sopra la città. Da quello spettacolo è nato un punto di non ritorno, cioè il fatto che quello mi interessava. Quando c'è qualcosa che non capisco, provo a raccontarlo a un bambino. Non perché lui sappia la risposta, perché nel gesto di trovare le parole giuste, la giusta distanza, quell'esperienza che io ho vissuto prende forma. Prende una forma fuori da me, ma che poi è trasmissibile e che diventa patrimonio non solo mio. E allora da quel momento io ho chiesto ai compagni di lavoro di dedicarmi soprattutto e quasi esclusivamente al pubblico del teatro per i ragazzi.